Nelle ultime ore un ex tentatrice di Temptation Island ha commentato la nuova edizione del reality di Canale 5. Dopo settimane di attesa, finalmente la nuova edizione di Temptation Island è iniziata. La prima puntata del reality delle tentazioni si è tenuta giovedì 27 giugno 2024, puntata in cui sono state presentate le 7 coppie di fidanzati, le 13 tentatrici e i 13 tentatori. Già nel corso di questo primo appuntamento, una fidanzata è arrivata a chiedere ben 2 falò di confronto anticipati. Invece, un'altra ha fatto scoperte sconcertanti sulla doppia vita del fidanzato. Al momento è ancora presto per sapere come andranno a finire le storie, se le coppie usciranno insieme o separate dal programma. Ma una cosa è certa: il reality condotto da Filippo Bisciglia, anche in questa nuova edizione, continua a piacere e già nella prima puntata ha totalizzato risultati più che soddisfacenti in termini di ascolti. Temptation Island, ex tentatrice commenta la nuova edizione. A proposito della nuova edizione di Temptation Island, nelle ultime ore, è intervenuta l'ex volto del reality Greta Rossetti. Nel rispondere a delle domande e delle curiosità dei fan, l'ex GFina ha commentato la stagione appena iniziata, rivelando di averla guardata per la presenza di Filippo Bisciglia e di una sua cara amica nel ruolo di single. Per quanto riguarda le coppie, al momento, ritiene che sia troppo presto per esprimere un giudizio in quanto c'è stata solo la prima puntata. Ciò nonostante, non le sono piaciute alcune cose successe tra le coppie. Ecco le sue parole: "Non voglio esprimere nessun giudizio perché non ho inquadrato bene le coppie. Mi piace come format e, devo essere sincera, fa un po' strano vederlo da fuori. L'ho visto in primis perché Filippo conduttore lo adoro, e poi perché c'è una mia cara amica che fa la ragazza single. L'ho visto per lei, diciamo. Non voglio giudicare le coppie, devo capirle. Ho visto delle cose non carine, vediamo nei prossimi giorni. Vi dirò." Oltre ad aver detto la sua sulla nuova edizione di Greta Rossetti ne ha approfittato per levarsi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di tutte quelle persone che continuano a parlarle alle spalle nelle varie interviste. "Penso che non siano anime belle e pure. Se sei una persona buona e pura non parli male degli altri quando sei in giro o rilasci interviste, sia che una persona ti sta antipatica o simpatica. Non parli proprio. Chi parla male degli altri per me non valgono tanto. Non voglio neanche esprimere un giudizio perché io in primis odio chi lo fa. Dico solo lontani da me.